Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere quali sono stati gli acquisti di vestiti e non dell'ultimo periodo e voglio farvi vedere delle cose che mi hanno mandato. Un pacchetto ancora non l'ho aperto, lo farò insieme a voi. Un altro invece già l'ho aperto. Se non avete visto il video un paio di settimane fa, credo, c'è la parte degli ultimi acquisti di make-up del periodo che vi lascio cliccabile qui sopra. Oggi appunto non parliamo di make-up, no, non mi sembra di avere nulla di make-up, ho un sacco di cose da farvi vedere, quindi direi di iniziare subito. Come prima cosa voglio farvi vedere il mio nuovo super acquisto, che è il nuovo cellulare, è il Huawei P20 Lite. Praticamente mi è arrivato tipo un'ora fa. Il mio cellulare sta dando i numeri. Questo qui è il Samsung A5 della versione 2015. Le foto le fa malissimo e io, lavorando comunque con Instagram, ho bisogno di un telefono che faccia delle foto decenti. E non dico eccezionali, ma almeno decenti. E si sta iniziando ad impallare sempre, non mi apre le applicazioni, quindi ho detto ok, è arrivato il momento di cambiarlo. Siete stati gentilissimi, vorrei ringraziare tantissimo, perché su Instagram vi ho chiesto se qualcuno aveva questo telefono, che cosa ne pensava, se faceva delle belle foto, mi avete scritto in tantissimi, mi avete detto io mi trovo benissimo, mi avete mandato tutte le foto della telecamera, quella del selfie e quella non, e quindi voglio ringraziarvi tantissimo. Alla fine ho deciso di prenderlo. Di tutte le cose che vedete vi lascio il link qui sotto, quindi se non capite il colore dove l'ho preso, bla bla, ve lo lascio qui sotto nell'info box, ve lo faccio vedere. Vi ho detto, mi è arrivato un'ora fa, quindi ancora non l'ho caricato, ancora non l'ho acceso, ancora non l'ho provato. Lo tiro fuori così dalla scatola com'è. Questo è il cellulare, sono contentissima. E questa è la cover che ho preso. È strana per me perché io non prendo mai nulla di rosa e non lo so perché mi è piaciuta questa qui, un po' metallizzata, rosa antica. Adesso devo aspettare che mi arrivi il pop socket, che è il cosettino per tenere il telefono, questo qui. Io ormai non vivo senza, cioè sento che il telefono mi cade dalle mani se non c'è quello. Quindi vi farò sapere come mi trovo con questo telefono. Vedrete un sacco di storie su Instagram, un sacco di foto e soprattutto inizierò a fare le dirette su Instagram. Yeah, finalmente ci sono riuscita! Non potevo farlo prima, non per la qualità del video che magari uno ci passava sopra, ma perché il mio telefono si scollega continuamente da internet, quindi per me era veramente impossibile fare una diretta. Adesso finalmente potrò farla. Prossima cosa che voglio farvi vedere sono delle cose che mi hanno mandato. Il brand si chiama Capshi ed è praticamente un brand che fa costumi da bagno. Mi hanno contattato e mi hanno detto ti piacerebbe riceverli. Ho detto sì, ok, ma è inverno. Sono andata a vedere il sito, sono bellissimi, quindi ho accettato di riceverli. Questa è una delle parti, dopo tanto sacrificio e dopo tanto lavoro, che mi piace tantissimo del mio lavoro. Vi faccio vedere tutti i modelli che mi hanno mandato, sono in particolare 6 modelli. Cercherò di essere molto veloce perché sono, vi ripeto, 6 modelli. Questo qui è carinissimo con l'ananas fatto in questo modo con i laccetti, ancora non li ho provati, però se magari andate in vacanza, non lo so, in un posto esotico quest'inverno, dategli un'occhiata perché i costumi sono davvero bellissimi. Questo ha i laccetti fatti in questo modo. Secondo costume è quest'altro, mi piace uno più dell'altro, non saprei scegliere quale mi piace di più di tutti, è fatto in questo modo. Anche questo lavorato nella parte dietro, super carino. C'è l'imbottitura che, oddio no, non si può levare. Pensavo si potesse, invece no, non si può levare. Comunque sono veramente leggerissimamente imbottiti, giusto proprio per non far vedere il capezzolo o per non far vedere tipo effetto nudo quando uno esce dall'acqua, cosa che a me piace. E questo è il sotto. Io ho preso una M di tutti quanti e non li ho ancora provati, sinceramente, però penso che comunque come tagli vadano bene. L'altro è fatto in questo modo, semplicissimo. È tipo, vedete, fatto tutto con le righette così. Le bretelline sono regolabili. E il sotto, anche questo, è semplicissimo, verde così a mutanda. Quarto costume, un po' strano da far vedere perché praticamente è fatto in questo modo. Questo dovrebbe andare dietro. Aspettate che cerco di metterlo. Oddio, non so neanche come si mette. Sì, così. E poi vedete, si allaccia, tipo lo potete legare direttamente così dietro. Fatto, sì, vedete, la M mi sta bene anche come coppa.
Però credo sia super carino, poi potete tirarlo su se non vi piace lo stacco qui. Ed è carinissimo perché il sotto non è fatto sempre fiorato come questo, ma è di questo bellissimo rosso leggermente rosato. Sempre così a mutanda, leggermente ripreso dietro, che secondo me questo fa veramente una bellissima forma. Falso vedere, magari lo fa sembrare più sollevato. Un altro effetto di questa fantasia praticamente è come l'altro, quindi l'intreccio è esattamente lo stesso, soltanto che ha le bretelline, non ha il laccetto, quindi lo potete legare e girare intorno esattamente come quello di prima, solo che i laccetti sono più lunghi, quindi potete legarlo direttamente davanti invece che dietro. Anche di questo il sotto è così a mutandina. Questi costumi mi sembrano davvero ben fatti, io non conoscevo il marchio, ma non sono quelli super fini che veramente se vi fate il bagno sembra che state nude, anche le cuciture mi sembrano fatte bene e molto resistenti, quindi devo dire che sono contenta di aver accettato questa collaborazione perché il marchio mi sembra lavori davvero bene. Ultimo, ma non per importanza, io non porto costumi interi, non credo di averne mai portato uno, forse una volta tantissimi anni fa. Quindi ho detto dai, prendiamone uno. Hai l'accetto che si mette così dietro al collo, è fatto in questo modo, e poi ha una scollatura qui nella parte davanti, vedete, così a righe, e dietro risulta qui scollato dietro la schiena, quindi diciamo non è un vero e proprio costume intero, anche l'accetto qui dietro. Però sono curiosissima, vediamo se questo potrà essere l'inizio per me nel portare costumi interi. Prossimo acquisto che ho fatto e di cui sono davvero soddisfatta sono le Dr. Martens. Praticamente erano anni che le volevo prendere. Le vedevo sugli altri, mi piacevano tantissimo. Poi le provavo io e dicevo, però non mi piacciono così tanto. Io sono sempre così sulle scarpe. Anche le Birkenstock sugli altri mi piacevano, poi però non avevo il coraggio di comprarle, su di me le mettevo e non mi piacevano, alla fine le ho prese e le porto praticamente sempre d'estate. E finalmente ho avuto il coraggio di prendere le Dr. Martens. Ho preso il numero 39 perché il 38 è piccolo, però ci ho dovuto mettere una soletta dentro. Ora, non le ho portate ancora così tanto che si sono ammorbidite al punto giusto. Diciamo, la parte qui davanti si è ammorbidita, la parte qui dietro è ancora un po' rigida. Se non avete mai indossato le Dr. Martens, farà troppo ridere quando le provate perché dite: ma come, tutti dicono che sono comodissime? E la prima volta che le mettete invece sembra di camminare con gli scarponi da sci. Non so se avete in mente di cosa sto parlando, è come se voi camminaste con una lastra di metallo al posto delle scarpe, cioè non riuscite a piegare il piede. E poi ovviamente portandole un pochino si sono ammorbidite, vedete, ancora ci devo lavorare un pochino, però sono super soddisfatta di averle prese. Le ho comprate su Amazon. Su Amazon le ho pagate 119, invece se andate su altri siti internet, nei vari negozi, costano 179, 189, qualcosa del genere, e sono perfette. Altro piccolo acquisto, sono passata da Tiger e mi piace tantissimo Tiger. Forse quando vedrete questo video non ci sarà più questo perché è a tema Halloween, vedete, con il teschio dorato e poi ha così tutte le pagine dorate. Mi serve sempre l'agenda perché io scrivo tantissimo, magari scrivo sulle idee dei video da fare, sulle cose che ho da fare, scrivo un sacco e non mi piace scrivere sul telefono, tipo sulle note, io devo scrivere sulla carta. Un'altra cosa che ho preso da Tiger è questo elastichetto qui, che secondo me è carinissimo, guardate. Tutto pelosone però nero, quindi non, vabbè, ora non è proprio il massimo questa coda, però secondo me è davvero carino. E poi questo qui non strappa i capelli come magari quelli piccolini, soprattutto che hanno il pezzettino di metallo. Passiamo ad un altro pacco, questo qui me l'ha mandato Shane, non so ancora, non ho ancora capito come si pronuncia. Comunque, già mi avevano mandato un altro pacchetto che vi avevo fatto vedere in un video. Mi avete scritto in tantissimi che poi avete acquistato da quel sito, quindi mi hanno detto se volessi ancora collaborare con loro, ho accettato. Ricordatevi che se fate un acquisto su questo sito avete il 15% di sconto inserendo il codice che vi faccio comparire qui e ve lo metto anche nell'info box. Sempre nell'info box vi metto anche le taglie dei vari vestiti o cose che ho preso.
Se volete vedere i capi indossati, vi metto qui la foto, le foto che ci sono direttamente sul sito, ma comunque calcolate che li faccio vedere su Instagram, magari faccio il post sul blog, quindi li vedrete sicuramente indossati o comunque li porterò qui quando faccio i video. Magari quando porto questi capi vi dico proprio: ragazzi, questo qui è quello che abbiamo visto nel video dello spacchettamento e questo è come mi sta, insomma. Non so più dove appoggiare la roba. Non mi ricordo neanche che cosa ho preso qui. Allora, primo capo. Ah, sì, questa me la ricordo, è carinissima. È una semplicissima maglietta nera a costine con il collo alto. È morbidissima questa maglietta. Pensavo sarebbe stata più leggera, invece è a metà tra una maglietta e un maglioncino, quindi sicuramente anche d'inverno portata da sola sarà benissimo. È così con il collo alto, io questi qui solitamente poi li giro in questo modo, c'è invece chi li mette tutti tirati giù, ed è fatta così, a maniche lunghe. Altro capo che ho preso è questa qui, che se non ricordo male è una specie di tutina, è fatta così con il colletto, con tutti i bottoncini tipo camicia, ha le maniche lunghe, però sono di quelle che hanno il bottoncino sui tre quarti della manica, vedete? Quindi potete arrotolare le maniche e avere un vestitino a tre quarti. È fatta in questo modo, con come si chiama, il laccetto che potete tirare per riprendere la tutina qui in vita, e poi scende giù morbida verso il basso. Il blu mi piace tantissimo, è una sorta di blu notte leggermente petrolio, non so come lo vedrete voi dal video, però vi assicuro che vira leggermente, non è petrolio, è un blu notte con un tocco di petrolio, se ci siamo spiegati. Questa qui non me la ricordo. Siamo sicuri che ho preso questa cosa? Sì, se ci sta, avrò scelto questa. Ah, ok, sì, perfetto, adesso me la ricordo. Praticamente ha la cintina, in modo che potete stringerla in vita, ed è una specie di camiciona vestito rossa. Anche questa ha le maniche lunghe, però con il bottoncino, quindi anche questa potete tirarle su. Fatta in questo modo, vedete, dietro è leggermente più lunga che davanti. E poi ultimo, ma non per importanza, questo mi piace tantissimo, non vedo l'ora di portarlo, è questo maglioncino. Sono pieni di polvere, io l'ho detto già in altri video, sono allergica, quindi tirare fuori tutti questi vestiti senza averli lavati è tipo una tragedia per me. Comunque è un maglione un po' oversize. Mi piacciono tantissimo i maglioni così un po' grandi, magari li infilo nei pantaloni oppure sono carini se girate le maniche. Ed è fatto in questo modo, in tre colori, quindi nero, beige e poi ha le maniche gialle. Guardate che carino. Questo sito ha i prezzi davvero bassi, ragazzi, in più mettendoci il 15% e altri sconti che magari vi mandano via email, riuscite davvero a prendere le cose ad un prezzo molto molto abbordabile, e vi posso assicurare che i vari prodotti, anche se non sono il top della qualità, cioè non vi potete aspettare che se andate da Chanel trovate le stesse cose, vi posso assicurare che comunque sono ben fatti. Quindi personalmente, se vi devo consigliare se acquistare su questo sito o no, io vi consiglierei di farlo, cioè è un sito che secondo me fa belle cose e ha una scelta ampissima su accessori, notte, scarpe, borse, maglioni, vestiti, ha veramente di tutto. Procediamo su una cosa che ho acquistato su ASOS. Ho preso due set di anelli, ora sono mischiati qui dentro, però cercherò di farveli vedere separati. Sono praticamente un set di anelli oro e uno argento. Mi sembra che uno contenga tipo 10 anelli, uno 12, qualcosa del genere. Anche questi li ho pagati pochissimo. L'unica cosa brutta, tra virgolette, è che non mi sono accorta, ora me li metterò tutti sulle dita così li vedete. Non mi sono accorta che questi anelli erano taglia oversize, quindi ho preso la SM di misura, però era comunque oversize, quindi siccome le mie dita sono tipo quelle di una bambina di 5 anni, io porto tipo come si chiama questo qui, all'anulare, porto la misura 11, giusto per farvi capire quanto sono piccole le mie dita, questi mi stanno enormi, cioè vedete, mi scivolano. Quindi che cosa ho detto? Ok, li rimando indietro. Mia mamma ha detto: wow, sono un sacco belli questi anelli. Io ho detto: mamma, se ti piacciono, ti stanno bene,
a lei stavano bene, prendili. Quindi alla fine se li ha tenuti mia mamma, però ve li voglio far vedere lo stesso perché sono davvero bellissimi e mi dispiace un sacco che non ci sia la taglia più piccola ancora, se no li avrei ripresi. Allora, questi qui sono quelli di argento. Guardate che carini. Sono veramente bellissimi, mi dispiace tantissimo di non poterli portare. Eccoli qui. E questi invece sono quelli d'oro. Questi sono proprio piccolini, molto molto delicati. Li potete o abbinare insieme o portarne, vedete, uno soltanto. Guardate che carini, anche portati tre alla volta. Mi dispiace tantissimo di non poter portare questi anelli, sono davvero bellissimi. Poi la cosa che fa ridere è che sono stata non so quanto tempo a sceglierli, mi sono proprio concentrata per prendere quelli che non andavano bene. Però vabbè, alla fine comunque li metterà mamma, quindi gli abbiamo trovato un'utilità e vanno bene così. Sempre su ASOS ho preso un paio di jeans. Allora, non compro quasi mai pantaloni online, perché i pantaloni sono una di quelle cose che se a me stanno male, cioè del tipo mi stanno leggermente stretti o un po' larghi, io non riesco a portare. Cioè, se io devo stare ogni 3 secondi a tirarmi sui pantaloni perché mi calano oppure mi siedo e soffoco, preferisco non metterli. Questa volta, siccome ho trovato questi jeans che mi piacevano tantissimo, sono della marca proprio di ASOS, e siccome costavano pochissimo, mi sembra di averli pagati 10 euro o qualcosa del genere, ho detto ah, prendiamoli, tanto ASOS ha il reso gratuito in modo che appunto potete provare le cose, se non vi stanno bene, non vi piacciono, potete rimandarle indietro. Addirittura quando fate il reso c'è anche l'opzione, tipo dovete segnare la spiegazione, il motivo per cui rimandate indietro la merce. C'è scritto anche ho preso più di una taglia, perché magari vi piacciono i pantaloni, siete indecisi tra la 40, la 42, non lo so. Li prendete entrambi, quelli che vi stanno bene li tenete, quelli che vi stanno piccoli o grandi li rimandate indietro. Insomma, questi pantaloni mi piacevano tantissimo, sono a vita molto alta, semplicissimi ragazzi, skinny jeans, ma non di quelli che tipo strizzano, sono molto comodi, elasticizzati, super confortevoli. Anche il dietro mi piace tantissimo. E siccome hanno le tasche, vedete, molto alte, che cosa succede? Che se le tasche sono qui, tendono ad abbassare il sedere, se le tasche sono qui, tendono a farlo sembrare più sollevato. Mi piace tantissimo anche questo fatto. Non hai i passanti per la cinta, cosa che a me non dispiace perché io cinte veramente non le porto mai, però se portate le cinte, sappiate che qui non ci sono i passanti. Stiamo arrivando alla fine di questo haul, non vi preoccupate. Vi faccio vedere due cosine che ho preso da Pull&Bear. Uno è questa è questa gonna qui di velluto a costine, di questo color marroncino senape, caldo, mi piace tantissimo. Non mi ricordo quanto l'ho pagata e c'è l'etichetta, perché l'ho tenuta. Ho preso una taglia M e l'ho pagata 15,99 euro. Di questa, se non sbaglio, ci sono anche altri colori. È semplicissima, fatta in questo modo. Questa qui l'ho messa con le calze nere, le Dr. Martens, e mi piaceva tantissimo. Sempre da Pull&Bear. Sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questo cappottino qui che ho pagato 39,99. Ho preso sempre la taglia M. Anche di questo, se non sbaglio, ci sono un paio di colori, anche se non ne sono sicura. È sempre di velluto a costine con la pellicetta. Io adoro questi cappotti che sono praticamente di doppio materiale con all'interno la pellicetta. Non c'è nelle maniche la pelliccia, ma c'è su tutto l'interno. Infatti, l'ho messo l'altro giorno pensando che facesse un po' freddo, mi sono morta di caldo, però è davvero carinissimo questo giacchetto. Adesso vi faccio vedere anche indossato. Un pochino larghetto, vedete, non è super avvitato. Sì, sono con la tuta sotto come sempre, però devo dire che mi piace davvero tantissimo. E secondo me questo è perfetto se siete un po' freddolosi come me per la stagione tra l'autunno e l'inverno, in questo momento quando inizierà a fare un po' freddo, però non fa ancora abbastanza freddo per mettere il giubbotto invernale. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che avevo da farvi vedere in questo video. Spero di non essermi dimenticata nulla, magari se me lo sono dimenticata lo inserirò in qualche altro video. Se
Fatemi sapere quali sono i vostri ultimi acquisti del periodo, fatemi sapere se questo video vi piace lasciando un bel pollice all'insù o un commentino qui sotto. A me questi video piacciono tantissimo, quindi spero di non annoiarvi. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacione e un abbraccio gigante e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!